Incontriamo Renato Verzano, assessore al bilancio del comune di Asti. Volevamo sapere in che stato avete trovato i conti dell'ente comunale e qual è un po' la salute del comune da questo punto di vista. I conti sono formalmente in ordine, per cui ovviamente diamo questo diritto di riconoscenza all'amministrazione precedente. Ovvio che sussistono delle limitazioni forti agli impegni che sono già sostanzialmente già stati assunti, che determinano vincoli pressanti al bilancio che consentono effettivamente la libertà di manovra estremamente limitata. Ecco, si è parlato di questi crediti di 24 milioni di euro che può vantare il Comune. Qual è la vostra strategia per riscuoterli nel prossimo futuro? Ho incontrato lunedì scorso l'agenzia riscossione, perché sono tutti crediti già a ruolo e quindi affidati alla società di riscossione. A breve incontrerò i vertici regionali di agenzia riscossione per studiare una strategia finalizzata ad un'azione più incisiva sul recupero di questi crediti. La cifra è veramente importante, non possiamo pensare neanche lontanamente di ritenere questi crediti come non più recuperabili. Ci vorrà sicuramente del tempo, ma credo che qualche cosa si riesca e si possa portare a casa. Ecco, uno dei punti deboli, diciamo, del comune è il fatto che tanti cittadini poco virtuosi paghino le multe che gli sono stati assegnati. In questo caso pensate di intervenire in modo coercitivo? Sicuramente sì, anche la questione delle multe ha la gravità rispetto alle altre posizioni, che magari uno la prende la multa perché comunque è proprietario di una macchina. Quindi anche altri ragionamenti legati al fatto che si cerca di non pesare troppo sul cittadino nel caso di peso, non viene persino a mancare. Ovviamente dobbiamo anche sulla questione delle multe fare in modo di trasmettere innanzitutto al cittadino l'idea che la musica è cambiata e che pertanto chi commette un'infrazione dovrà pagarne le conseguenze con le azioni che la legge ci consente di poter adottare. Questa grande mole di crediti che abbiamo è formata da piccole cifre, ma che nell'insieme rappresenta una cifra estremamente importante, per cui alla fine, anche se qualcuno sostiene che non c'è convenienza di incidere e di intervenire su cifre piccoline, dobbiamo pensare che in realtà ogni singolo cittadino, probabilmente di quelli che hanno commesso queste mancanze, ha delle cifre importanti da pagare al comune, per cui necessariamente l'operazione verrà compiuta, credo, anche con convenienza economica. Quindi tolleranza zero ad ora in avanti? Direi di sì, stiamo lavorando per questo. Ecco, quali saranno gli investimenti più prossimi che farete come amministrazione? Su quali progetti andrete a investire? Allora, di progetti ce ne sono alcuni e altri sono legati alle risorse che riusciremo a liberare. Quindi alcuni sono già stati finanziati, sono in corso di finanziamento, nel senso del palazzo, la ristrutturazione di Palazzo Mandela, Vino Cultura, ce ne sono alcuni che sono già sostanzialmente imbastiti. Per altri ci stavamo lavorando, il problema vero è trovare le risorse che siano compatibili con il bilancio comunale, come vi dicevo all'inizio, ha dei vincoli per impegni già precedentemente presi e che quindi non consente di liberamente adottare qualunque tipo di operazione. Bisogna valutare con attenzione anche sulle ricadute sul territorio per fare in modo di massimizzare l'investimento rispetto ai risultati che si andranno ad ottenere. E allora le auguriamo un buon lavoro. Grazie, ne avremo bisogno, grazie.